del Siracide. Per amor del denaro molti peccano, chi cerca di arricchire procede senza scrupoli. Se uno non si aggrappa in fretta al timor del Signore, la sua casa andrà presto in rovina. Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti, così quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua conversione. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e te ne rivestirai come di un manto di gloria. Gli uccelli sostano presso i loro simili, la lealtà ritorna a quelli che la praticano. Nel discorso del Dio c'è sempre saggezza, lo stolto muta come la luna. Tra gli insensati vada il tempo, tra i saggi firmati al mondo. Il discorso degli stolti è un orrore, il loro riso fra gli bagordi del peccato. Il linguaggio di chi giura spesso fa rizzare i capelli e le loro questioni fanno tonare gli orecchi. Chi svela i segreti perde la fiducia e non trova più un amico per il suo cuore. Ama l'amico e sia lui fedele, ma se hai svelato i suoi segreti, non seguirlo più, perché come chi ha perduto un defunto, così tu hai perduto l'amicizia del tuo prossimo. Poiché una ferita si può fasciare e un'ingiuria si può riparare, ma chi ha svelato segreti non ha più speranza. Chi ammicca con l'occhio trama il male e nessuno potrà distoglierlo. Davanti a te il suo parlare è tutto dolce, ammira i tuoi discorsi, ma alle tue spalle cambierà il suo parlare e porrà inciampo alle tue parole. Io odio molte cose, ma nessuna quanto lui, anche il Signore lo ha in odio. Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. C'è uno splendido passo della Sacra Scrittura che dice così: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore degli eserciti, che abbiamo appena celebrato. La prima domenica della parola di Dio, ecco, e io spero vivamente, insomma, che in questa comunità non sia una festa tanto nuova, perché abbiamo, per grazia di Dio, ecco, questa santa abitudine di radunarci dinanzi al Verbo fatto carne, perché l'Eucaristia non è altro che questo, la parola eterna del Padre fatta uomo, e trascorriamo questo tempo anzitutto ascolto della sua parola, delle cose che abbiamo ascoltato. Colui che contempliamo nascosto nell'Eucaristia ne è l'artefice, l'autore, l'ispiratore. Quindi quando si legge la parola di Dio nella Chiesa, insegna la Deve, è Gesù, è Dio stesso che ci parla in continuazione. E spero anche vivamente che tutti voi possiate condividere con me la gioia nell'ascoltare la Divina Parola, che è sempre nuova, è sempre entusiasmante per certi aspetti, perché veramente portatrice di quella immensa sapienza. Per esempio, anche quando io preparo questi incontri, che rileggo alcuni brani, rimango profondamente edificato, veramente dico, mamma quanto sono belle queste cose. Le cose che abbiamo ascoltato questa sera sono davvero profonde, proprio edificanti, proprio intrise, ecco, di
sapienza. I temi intorno a cui ruotano le sentenze che abbiamo sentito questa sera sono fondamentalmente quelli che danno il titolo a questa meditazione, che sono il timore di Dio, il santo timore di Dio, chiaramente, che consiste in quell'amore profondo verso di Lui, che ne fa l'oggetto principale del nostro amore, unitamente al timore, ecco, di dargli il benché minimo dispiacere. La grande virtù della lealtà. Pensiamo alle cose che abbiamo sentito su chi fa quella cosa orribile che è il tradire la fiducia del prossimo, no? Rivelando i segreti. E poi la sincerità, ecco, l'essere schietti, non essere doppi nel parlare. Ecco, quindi attraverso queste cose si snodano un po' le sentenze di questa sera che adesso andiamo a vedere insieme. La prima: per amore del denaro molti peccano. San Paolo nel Nuovo Testamento avrebbe chiosato questa espressione dicendo che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, e per la sua sfrenata bramosia molti sono andati in rovina. E quando uno vuole arricchire, quindi accumulare, uno, come ben sappiamo dall'esperienza, procede senza scrupoli. Quindi senza scrupoli significa senza troppa attenzione all'onestà, quindi all'integrità, e anche senza troppa attenzione nel calpestare anche i diritti del prossimo. La cosa più importante che c'è nella nostra vita è mettere il Signore al primo posto. Questa sentenza: se uno non si aggrappa al timore del Signore, la sua casa andrà molto presto in rovina, no? Anche qui la casa che va in rovina ci richiama alcune massime evangeliche, alcune parabole anche evangeliche. Pensiamo alla parabola della casa costruita sulla roccia e sulla sabbia, no? Cosa dice Gesù? Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica ha la casa costruita sulla roccia. Chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica, la casa della rovina, perché appunto è costruita sulla sabbia, e la rovina di quella casa fu grande, termina Gesù esponendo questa parabola, no? Questo significa che quando una vita è condotta in nome del timore del Signore, cioè facendo in modo di piacere a Lui, quindi di conoscere quello che Lui ci dice, di metterlo in pratica, sicuramente la nostra esistenza non andrà in rovina, non finiremo rovinati, potremmo avere come tutti gli altri uomini prove, tribolazioni, certamente sofferenze, perché essere amici del Signore non ci mette al riparo dalla croce, anzi ci mette in prima linea sulla croce. Però altro è andare in rovina, altro è vivere santamente e coraggiosamente anche vicissitudini, le prove inevitabili della vita, no? Altra sentenza: l'importanza della riflessione, quindi imparare a entrare in noi stessi, ad ascoltare Dio che ci parla nel cuore, la voce della nostra coscienza. L'abbiamo questo meditato prima durante la Santa Messa, no? Con Gesù che ci diceva: non c'è niente di nascosto che non sarà svelato. Questo si riferisce al nostro interno, in particolare alle cose che in noi non funzionano, che vengono alla luce tanto quanto noi, accogliendo gli input che ci vengono dalla parola di Dio, ne facciamo oggetto poi di riflessione interiore, sincera, davanti a Lui. Altro punto molto importante: la conversazione. È anche un punto molto importante di esame di coscienza, no? Un uomo si rivela la prova dell'uomo, bellissimo sia nella sua conversazione. Che significa questo? Ecco, noi dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo pensare anche alle conversazioni che facciamo, quindi con chi parliamo e di cosa. Cosa vuol significare che l'uomo si rivela nella sua conversazione? Anzitutto, di che cosa parla? La prima cosa: di cose buone o di cose cattive, di cose edificanti o di cose non edificanti, di cose che giovano al bene o di cose che giovano soltanto al male, di cose costruttive o di cose distruttive. Le chiacchiere,
sono sempre distruttive. Poi è come parla una persona, quindi con che spirito, con che tono di voce, con che modi parla, no? Noi dovremmo innamorarci quantomeno, ecco, dello stile e del modo di fare tipico di Gesù, ma tipico anche della Madonna, quindi di quella grande amabilità e affabilità che c'era nella loro conversazione, no? Parlare con loro era un piacere assoluto, insomma. Quindi come ci rivolgiamo al prossimo, come facciamo trasparire il nostro rispetto che abbiamo del prossimo, la nostra considerazione, la nostra stima, il nostro amore, no? Come facciamo sentire noi le persone quando parlano con noi, no? Pensiamo a quante conversazioni dove chi parla fa sentire l'interlocutore un verme, insomma, lo umilia, lo mortifica anche quando lo fa direttamente, perché il modo di parlare, il modo di porsi è assolutamente distruttivo, no? E qui il Siracide ci dice che la parola rivela il sentimento dell'uomo. Gesù nel Vangelo ci avrebbe detto: la bocca parla dalla pienezza del cuore, che è la stessa identica cosa. Perché quello che noi diciamo, come lo diciamo, perché lo diciamo, quando lo diciamo, rivela quello che c'è dentro il tuo cuore. Se tu sei un superbo, il tuo parlare sarà altezzoso, sarà superbo, sarà sprezzante nei confronti del prossimo, sarà maldicente, eccetera, eccetera. Se tu sei umile e pieno di amore di Dio, certamente non parlerai in questo modo. Dimmi quello che fai e ti dirò che sei chi sei, dice un proverbio popolare verissimo, no? Che segue un'antica massima filosofica che dice che agere segui tu l'essere, agire segue l'essere. Ma anche dimmi come parli e ti dirò quello che c'è dentro il tuo cuore, questo da un punto di vista oggettivo. È così. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, perché questa è la prova degli uomini. A questo possiamo e dobbiamo farci attenti. Ecco, se cerchi la giustizia la raggiungerai. Questa è una bella notizia per ciascuno di noi. La giustizia, secondo la Bibbia, ormai dovremmo averlo imparato. La giustizia non è, come dire, il fare giustizia umana o il fare giustizieri. Questo è un aspetto secondario della giustizia. La giustizia è giusto chi vive secondo quello che Dio vuole. Se uno cerca la giustizia, certamente la raggiungerà, perché se il Signore trova qualcuno che vuole vivere secondo la sua volontà, ce l'ha fatto chiederglielo come cosa principale nel Padre nostro, figuriamoci se trova un cuore che voglia vivere così, se non gli concederà questa grazia, no? Ecco, poi c'è il discorso della lealtà, la lealtà, l'essere leali. La lealtà, mantenere la parola data, il non tradire mai e per nessun motivo i segreti del prossimo, ma anche questo toglierci il brutto vizio, la brutta abitudine del parlare del prossimo, che è sempre una forma di dislealtà. Gesù nel Vangelo usa una massima che si può applicare a tante cose, anche a questa, no? Tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Io non penso che nessuno di noi sarebbe contento se qualcuno parlasse non bene di noi, anche, non lo so, criticando delle cose oggettive, insomma, delle cose pubbliche, non rivelando i nostri segreti o il nostro intimo, che è proprio una mancanza grave alla lealtà, proprio una cosa bruttissima. Ma anche semplicemente chiacchierando di noi, no? E allora non lo facciamo neanche nei confronti del prossimo. E attenzione, ecco, perché ho conosciuto nella mia esistenza purtroppo quanto è vero, attraverso esperienze veramente di vita, questa tragedia del rivelare i segreti. Quando si perde la fiducia diventa molto molto difficile riacquistarla, no? Il testo dice: una ferita si può fasciarla e un'ingiuria si può riparare,
ma chi ha svelato segreti non ha più speranze, nel senso che certamente si può ottenere il perdono, e questo è doveroso, ma tornare ad avere fiducia di chi ti ha tradito è cosa molto molto complicata, e delle volte non soltanto è cosa complicata, ma è cosa inopportuna, perché se una persona ti ha veramente tradito e non ci sono proprio dei chiarissimi segnali che non solo è completamente pentito, ma ha cambiato registro e modo di fare, non solo non è doveroso, ma può anche non essere prudente tornare ad avere fiducia in lui. Ecco, bisogna fare molta attenzione a non essere traditori della fiducia del prossimo. È una cosa molto, molto, molto grave. Anche questa fatta con più leggerezza di quanto si pensa, no? Il testo conclude facendo riferimento alla persona falsa, per questo che si chiama anche sincerità, no? C'è chi ammicca con l'occhio, trama il male, nessuno potrà distoglierlo. Davanti a te il suo parlare è tutto dolce, ammira i tuoi discorsi, ma alle tue spalle cambierà il suo parlare e porrà inciampo alle tue parole. Ecco. In seguito c'è una sentenza molto grave. Io odio molte cose, ma nessuno quanto lui, e anche il Signore lo ha in odio. Con la persona doppia, la persona viscida, la persona che ti fa una faccia davanti e poi ti accoltella dietro, no? Ecco, evidentemente queste cose il Signore ce le dice perché possiamo noi essere prudenti e possiamo assolutamente guardarci noi da comportamenti di questo genere, no? Ecco, siate semplici come le colombe, la comanda Gesù nel Vangelo, e sempre sinceri nei nostri atteggiamenti, mai doppi, mai falsi, mai ipocriti, mai finti, tutte quante cose che sono in abominio al Signore e sono anche molto e giustamente esecrabili agli occhi degli uomini. Ecco, infine il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede. L'ira è cosa che gradualmente deve scomparire dai nostri comportamenti. Arrabbiarsi. Gesù non si arrabbiava mai, e tanti santi hanno candidamente confessato, pur essendo di temperamento iracondo, che non si arrabbiavano mai. L'ira dell'uomo, scrive San Paolo, non compie ciò che è giusto davanti a Dio. E Gesù nel Vangelo dice chiaramente che chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Quindi la nostra vita deve essere caratterizzata da quella pace, da quella calma e da quella mitezza inalterabili. Non dobbiamo mai cedere alle provocazioni, perché a volte ci arrabbiamo con buone motivazioni apparenti, perché vediamo che le cose vanno storte, vediamo che quella situazione non va, che quello ha fatto quella carognata, tutto quello che vogliamo, siamoci tutte quante le ragioni di questo mondo. Ma la risposta giusta non è mai quella dell'ira, mai. Questo in generale, e poi in particolare il rancore. Il rancore non alberga nel cuore di un figlio di Dio. Qualcuno ti ha fatto qualcosa come se niente fosse. Non soltanto il perdono, proprio togliere il rancore, dimenticarlo. E quindi, se è vero che c'è un proverbio che dice fai il bene, dimenticalo, e fai il male, ricordalo, ecco, possiamo fare anche un po' il contrario, no? Il male che ti fanno, dimenticalo, e il bene che ti fanno, ricordalo. Quindi, quando è applicato a noi stessi, bisogna fare il contrario, bisogna. Una persona che ci ha fatto del male, se uno non c'ha rancore, vuol dire che quando ci pensa non sente neanche quel senso di sofferenza interiore, perché ha soltanto pena e compassione, ma non ha quel rancore, quindi dice vabbè, io ti ho perdonato, però tu in quella circostanza non mi hai fatto quella cosa, non mi hai fatto quella carognata, beh allora io non te la rifaccio a te, no? Ecco, è morto qualcuno? Mi è morta una persona cara, tu non mi hai telefonato, e beh, muore tua madre e io non ti telefono. No, muore tua madre, io ti telefono, perché non mi ricordo di quel fatto lì. Quindi è molto più bello campare in questo modo. Lo Gesù non sapeva neanche cosa significava il rancore, e così Maria Santissima. Ecco, questi libri, chiaramente, come sempre, la parola di Dio ci propone dei modelli altissimi. Ecco, l'importante è che noi apriamo il cuore e non cominciamo a pensare che è impossibile. Dio non ci parla di cose impossibili,
Ci parla di cose molto elevate, certamente di cose che richiedono un certo impegno, ma sono cose bellissime queste, non impossibili, anche se ci sembrano difficili. Quando si riesce a vivere in questo modo, si vive una vita meravigliosa, a prescindere da quello che accade intorno a noi, perché chiudiamo, ricordiamo sempre che la qualità della nostra vita non dipende da quello che accade intorno a noi e fuori di noi, ma dipende solo da quello che accade dentro di noi, cioè dai nostri sentimenti e dalle nostre reazioni a quello che vediamo che accade. Se sono azioni sante, reazioni sante, un salmo bellissimo dice: noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Non ci abbiamo nessun timore, perché dentro il nostro cuore siamo in pace con Dio, in comunione con Lui, siamo protetti da Lui e viviamo nella sua luce e nella sua grazia, e sappiamo che niente potrà farci del male. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.